Il clima e il cambiamento climatico. Qui parleremo di cambiamento climatico. Vedremo che cos'è, parleremo dell'impatto del cambiamento climatico, le cause del cambiamento climatico, contrastare il cambiamento climatico, mitigazione e adattamento. Infine, vedremo qualche comportamento virtuoso. Il cambiamento climatico, anche se va detto che il clima della Terra ha già subito nel corso della sua lunghissima storia significative variazioni dovute ai processi naturali, nell'epoca che stiamo vivendo noi sta avvenendo un cambiamento climatico senza precedenti, detto riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è senza ombra di dubbio dovuto alle attività umane. L'aumento dei gas serra ha portato a un progressivo aumento della temperatura media specie negli ultimi 30 anni. Il grafico che vedete lì sulla sinistra, rappresenta la variazione della temperatura sulla superficie terrestre negli ultimi 150 anni. Vedete che dall'850 al 900 più o meno è stato stazionario, poi è iniziato a crescere, in particolare è cresciuto in maniera costante e sensibile dal 1970 in poi, tant'è che nel 1970 era meno 0,4 gradi centigradi e oggi è a 0,2, quindi è aumentato di 0,6 gradi in una quarantina di anni, perché questi sono dati riferiti al 2010 più o meno. Si è osservato anche un innalzamento, ovviamente l'aumento dei gas serra è una conseguenza dell'attività umana. Si è osservato anche un innalzamento del livello del mare, associato all'acidificazione delle acque marine e a una graduale riduzione dei ghiacciai. Vedete anche che per quanto riguarda il livello del mare, noi abbiamo i dati che vanno dal 1900 fino agli anni 10 di questo secolo, ed è costantemente aumentato. Se partiamo dal 1950, eravamo, a partire dal 1900, qua siamo a meno 0,15 metri, cioè 15 centimetri sotto il livello del mare. Adesso siamo a più 0,05, cioè a 5 centimetri sopra il livello del mare. È aumentato quindi di 20 centimetri in un secolo scarso. L'impatto del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico in corso incide sulla frequenza degli eventi estremi, come ondate di calore, siccità, ma anche precipitazioni eccezionali e inondazioni. Esso inoltre incide sull'approvvigionamento alimentare idrico, cioè sulla possibilità degli esseri umani di procurarsi cibo e acqua, con conseguente riduzione dei raccolti. Incide sulla salute umana, aumenta infatti l'inquinamento atmosferico e di conseguenza le malattie, incide sulla sicurezza nazionale e sul rischio di crisi umanitarie dovute a conflitti regionali e migrazioni. Quali sono le cause del cambiamento climatico? Il cambiamento climatico è dovuto a cause naturali, come l'attività solare e vulcanica, e a cause antropogeniche, cioè dovute all'uomo. Sono le attività umane le principali responsabili delle emissioni dei cosiddetti gas serra, come il diossido di carbonio, l'ossido di azoto e il metano, che assorbono le radiazioni a onde lunghe in uscita dall'atmosfera e la irradiano di nuovo verso la Terra, la riflettono sulla Terra, quando queste rimbalzano sulla superficie terrestre se ne vanno di nuovo verso l'atmosfera e quindi fanno appunto un effetto serra, determinando un riscaldamento dell'aria attorno alla crosta terrestre. E qui vediamo un grafico che presenta l'aumento delle emissioni dei gas serra. In verde avete la CO2, cioè l'anidride carbonica, il diossido di carbonio. In arancione avete il CH4, che dunque dovrebbe essere il metano, e N2O è in violetto è il diossido di azoto. E anche quelli sono aumentati costantemente dal 1850, epoca della seconda rivoluzione industriale, ma in maniera ancora più sensibile dopo il 1950, anzi precisamente dopo il 1980. Le principali emissioni di diossido di carbonio, CO2, avvengono a seguito dell'uso di combustibili fossili. La deforestazione massiccia degli ultimi decenni ha inoltre ridotto la capacità naturale del pianeta di assorbire la CO2, anidride carbonica, all'interno del ciclo del carbonio operato dalle piante. Quindi c'è meno efficacia nello smaltirla, e quindi adesso c'è più anidride carbonica nell'atmosfera. Contrastare il cambiamento climatico
Mitigazione e adattamento sono due le strategie che dobbiamo adottare contro il cambiamento climatico e le sue pericolosissime conseguenze, e sono mitigazione e adattamento. Per mitigazione si intende un intervento sulle cause del cambiamento climatico, riduzione delle emissioni, uso di energie rinnovabili, salvaguardia delle foreste. Per adattamento invece si intende la messa in atto di azioni che ci permettono di sopportare senza effettivi danni gli effetti del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico, vedete questo circolo vizioso o virtuoso, secondo di come ci si comporta. Il cambiamento climatico si manifesta nell'aumento della temperatura, innalzamento del livello del mare, cambiamenti delle precipitazioni, siccità e inondazioni. Allora noi dobbiamo adattarci perché ci è imposto l'adattamento al cambiamento climatico, che ha un impatto sulle attività umane, sui sistemi naturali, le risorse alimentari e idriche, sugli ecosistemi e le biodiversità, sugli insediamenti umani, sulla salute. Questo è l'adattamento che ci è imposto. C'è però anche un adattamento che dobbiamo pianificare noi, con percorsi di sviluppo socio-economico che prevedono la crescita economica, l'utilizzo di tecnologia e delle politiche sulla popolazione di governo. E questo adattamento vuole portare alla mitigazione, cioè alla diminuzione di quelle che sono le cause del cambiamento climatico, cioè l'emanazione, l'emissione dei gas a effetto serra e aerosol, le loro emissioni e concentrazioni. Tutto questo appunto sta portando al cambiamento climatico e riducendo queste potremmo anche ridurre i loro impatti sul clima. Per essere efficaci queste azioni sono coordinate a livello internazionale, nazionale e locale. Un esempio recente è l'accordo sul clima di Parigi del 2015. Vediamo ora i comportamenti virtuosi, perché anche noi nel nostro piccolo possiamo intervenire nella nostra routine quotidiana adottando dei comportamenti virtuosi, cioè buoni, che riducono la produzione di gas serra. Ecco, alcuni consigli, ve li leggo. Usiamo poco la macchina e possibilmente a carico pieno. Consumiamo meno, cioè compriamo meno oggetti e cerchiamo di protrarre la loro vita. Utilizziamo oggetti di classe energetica A o superiore, se possibile applichiamo l'isolamento termico alle abitazioni. Gli elettrodomestici che consumano più energia sono lavatrici, forno, condizionatore e scaldabagno, se possibile acquistiamo gli ultimi modelli e pianifichiamo il loro utilizzo ottimale. Utilizziamo lampadine a LED a risparmio energetico, facciamo la doccia, non il bagno, preferiamo il forno, microonde al forno. Utilizziamo il condizionatore solo a finestre chiuse, se possibile utilizziamolo in modalità deumidificatore. Per cui siate virtuosi e studiate.